Beh, penso che sia questa un'occasione per travestirsi in particolare, perché oggi, come sapete, qui a Monterubiano facciamo la rievocazione storica di questa venuta dai Sabini dall'Aretino a Monterubiano. Questo è un costume dell'epoca, proprio del gonfaloniere, del capo della comunità che è nella gestione di questa organizzazione, di questo evento. È una grande manifestazione che si fa qui a Monterubiano, è una più antica delle Marche. Innanzitutto perché è documentata e poi perché rievoca con il rito dello sciola pica la venuta di un gruppo di piceni da Reatino che, scacciando la pica, raggiunsero il colle più alto del Fermano, colle sicuro e posto dove la pica si appoggiò e si stabilì, perché appunto sicuro e protetto da tutti gli attacchi dell'esterno. La gente delle quattro corporazioni, una caratteristica della nostra rievocazione che divide il paese in corporazioni di arti e mestieri e non in rioni o sestieri o quartieri, ed è un coinvolgimento che inizia un mese prima della festa e si anima fortemente per organizzare, abbellire il paese e regalare a tutti coloro che vogliono vivere un momento di storia queste grandi emozioni. Una rievocazione che unisce la tradizione pagana con il momento religioso, due i momenti di festa: la consegna dei ceri devoti alla chiesa di Santa Maria del Soccorso e poi la giostra dell'anello nel pomeriggio. Piazza di Siena per gli italiani è sempre un concorso speciale che regala grandi emozioni, perché comunque sia per noi è diverso da tutti gli altri concorsi, per cui molto molto emozionante. E sono molto contenta di questo terzo posto, perché avevo già fatto un altro anno Piazza di Siena, però non avevo mai ottenuto un buon piazzamento, per cui sì, sono molto soddisfatta. Le emozioni rispetto al solito quest'anno noti qualche particolare diverso? Trovo che con la gestione, la nuova gestione della FISE e con il tecnico Fuchs siamo tutti più carichi. Sì, è stata una grossa sorpresa per me. È un cavallo di 8 anni che monto da poco tempo, un cavallo poca esperienza, un cavallo che fino a novembre saltava le gare 1,20 m con un amatore in Belgio. E ha fatto già delle buone gare il cavallo, ma grosse come oggi mai. Non credevo che saltasse così, oggi mi ha stupito. È sempre, sempre bello, siamo in Italia, emozione, no, ormai sono tanti anni che lo faccio. Essendo tutte le settimane in concorso, diciamo emozioni no, però fa sempre piacere essere a casa con il proprio pubblico sicuro. E tu, la prima cavalla che ho montato questa mattina, ho fatto una bellissima prima parte del percorso, verso l'ultimo terzo del percorso un piccolo errore, ma stavo veramente cercando il tempo e quindi chi non risica non rosica. Ho risicato, questa volta non ho rosicato, ma insomma ogni anno c'è un grande campionato, quindi è meglio che non ne perda più, perché ho 50 anni quest'anno, quindi li faccio tutti. Ma io sono molto contento di me, che era la mia prima Coppa a Roma, quindi sono stato freddo, diciamo come al solito, sono contento di me. Contento del mio cavallo, perché ha dato comunque tanto, forse lì un po' di sfortuna in meno, non so giudicare adesso, non l'ho rivisto, però sono contento del percorso in generale. Sì, l'anno 2009 è stato veramente un anno stupendo. Adesso spero di continuare così e finire anche in maniera più stupenda, magari ai mondiali. Thank you.
Alberto Licceri, comune di Santa Marinella. Virginio Zebbe, comune di Cerveteri. Walter Pusceddu, comune di Tolfa. Dino Pes, il comune è quello di Ladispoli. Un applauso ancora più grande al vincitore, comune di Allumiere, Giovanni Azzelli. Si conclude qui questa puntata speciale che abbiamo dedicato al 78esimo concorso ippico internazionale di Piazza di Siena. L'appuntamento per la prossima settimana, mi raccomando, non mancate.